Qui, grazie di averci invitato, grazie al sindaco per la cortesia dell'ospitalità. Gli interventi sono stati tutti interessanti, tutti hanno puntato ovviamente, quindi inutile ripetersi, sull'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto alla salute, e sulla particolarità del territorio Madonita. Io sono di Bavaglio, quindi conosco molto bene il territorio. Non ho avuto sorprese nel venire qui, sapevo benissimo qual è la situazione. Quindi non mi soffermerò su questi due aspetti dandoli per scontati. Voglio invece aggiungere una cosa che ho avuto modo di notare io, e per questo anche che la nostra visita all'ospedale si è protratta, perché diciamo ci ha coinvolti particolarmente, in quanto abbiamo trovato una struttura al di sopra della media di quella che può essere la struttura ospedaliera italiana. Abbiamo trovato delle professionalità e delle persone, non come diceva il dottor Falzone, legate alla difesa del posto di lavoro, ma abbiamo trovato un attaccamento alla propria professionalità, un attaccamento al proprio lavoro, non inteso come il posto di lavoro, ma proprio la missione che un medico o un paramedico, un infermiere si trova a dover svolgere. Quindi, c'è veramente la volontà di vivere la struttura in cui si opera, in cui si lavora. E abbiamo trovato una struttura notevolmente, almeno a mio parere, ripeto, al di sopra di quelle che è la media, di quello che si può anche immaginare essere la sanità italiana. È tutto appunto in una prospettiva che sicuramente è dubbia, nel senso che se le intenzioni sono quelle di chiudere, ovviamente il professionista impegnato nel suo lavoro può anche dire: ma a me chi me lo fa fare? E invece, nonostante questo, c'è un forte stimolo a dare il meglio di sé, persone veramente volenterose in tal senso, e questa è la cosa che almeno mi ha colpito in particolare. E ho anche notato, nell'insieme degli interventi, a cui aggiungo sostanzialmente anche la nostra posizione, che c'è la volontà di lavorare per comune, senza bisogno di dover dire chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo. Sicuramente ci sono stati parlamentari prima di noi che hanno fatto questo stesso tipo di lavoro, che hanno cercato di difendere questo territorio, nessuno lo mette in dubbio, così come non c'è nessuna da parte nostra volontà di dire che l'assessore viene perché siamo tutti noi o non viene perché non veniamo noi. L'importante è che tutti assieme, da cittadini, assessore, sindaco, deputati, cittadini normali, operatori del settore, si operi per riuscire a ottenere il risultato. E il risultato è evidente, è quello di mantenere sul comprensorio una struttura ospedaliera che sia all'altezza di dare i servizi necessari a un territorio come quello Madonita, che abbiamo detto finora, è estremamente particolare. Per cui noi ci impegneremo in questo senso. Abbiamo già fatto qualche cosa come atti parlamentari, noi abbiamo presentato due interrogazioni, una all'Assemblea regionale e una al Parlamento nazionale, in cui in entrambi i casi, quella presentata all'ARSA, parliamo specificatamente di Petralia, quella presentata in ambito nazionale è un po' più generica e parla di Pantelleria, Lipari, Corleone e Petralia. Sono poi, paradossalmente, ritornando un attimino al discorso della peculiarità del territorio, fatte salve le isole che ovviamente sono ulteriormente peculiari, onestamente io in Sicilia non è che vedo situazioni più particolari rispetto a Petralia, forse giusto la cima dell'Etna o altri territori simili, ma non si può certo pensare che Termini Imerese o Cefalù abbiano necessità territoriali superiori a quelle di Petralia. Termini Imerese, inutile, sicuramente sottolineate anche voi, si è a Palermo, si è in un'altra struttura ospedaliera. Qua se tolgono questo ospedale non c'è molto altro posto dove poter andare. Ci impegniamo a fare di più, eventualmente trasformare quella che è l'interrogazione in mozione, quindi significa che non è più una domanda al governo, ma è una richiesta di impegno al governo. Ci impegniamo ad andare a parlare direttamente all'assessore, se è il caso, e non vogliamo mettere nessun tipo di cappello ideologico. Noi siamo disposti a parlare con chiunque dei colleghi parlamentari sia disposto a intraprendere una battaglia in tal senso, non abbiamo nessun tipo di preclusione, perché per prima cosa il nostro lavoro, il nostro obiettivo è quello di essere cittadini, e quindi in tal senso non c'è colore politico, non c'è niente, c'è soltanto il risultato da ottenere, che ripeto, è quello di garantire a questo comprensorio una struttura
ospedaliera di pronto soccorso adeguata a quello che è la richiesta del territorio, indipendentemente dai numeri, indipendentemente dalle statistiche o indipendentemente anche dai costi, perché salvare una vita umana, diceva il dottor Falzone, salvare una vita umana non ha prezzo e non può essere considerato rientro in una casistica statistica, vabbè, tanto comunque sia uno deve morire ogni tanto, è un ragionamento.